sedute del Consiglio regionale. Approvata il 4 maggio la legge finanziaria regionale per l'anno 2012 con 31 voti favorevoli e 17 contrari. L'8 maggio il Consiglio invece ha affrontato il tema della caccia al centro di due ordini del giorno, entrambi respinti, presentati rispettivamente dalla terza commissione del capogruppo di Insieme per Bresso. Nella seduta del 9 maggio l'Assemblea ha proseguito l'esame e la votazione di alcuni ordini del giorno collegati alla finanziaria e ha poi ricordato le vittime del terrorismo. Il Consiglio regionale al Salone del Libro. Il Consiglio regionale del Piemonte è presente alla 25esima edizione del Salone Internazionale del Libro in programma all'Ingotto Fiere di Torino fino al 14 maggio. Lo stand congiunto del Consiglio della Giunta regionale, denominato Spazio Piemonte, è collocato nel padiglione 3 del Salone e ospita anche alcuni appuntamenti della provincia e del Comune di Torino. In programma un calendario fitto di incontri e tavole rotonde, alcuni dei quali si potranno seguire in diretta video sul sito www.cr.piemonte.it. Un video per la Costituzione. Il 9 maggio a Palazzo Lascaris sono stati premiati gli studenti e le scuole che hanno partecipato al concorso Un video per la Costituzione, promosso dal Consiglio regionale, Comitato Resistenza e Costituzione e dall'Ufficio Scolastico regionale. L'iniziativa diretta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della regione è stata ideata per promuovere la conoscenza e la diffusione dei valori e degli ideali della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana. Viaggio studio in Bosnia. Dal 9 al 13 maggio 65 studenti di 12 istituti superiori piemontesi in Bosnia e Erzegovina visitano alcuni luoghi simbolo del conflitto nell'ex Jugoslavia a 20 anni dall'inizio dell'assedio di Sarajevo. L'itinerario prevede tappe a Mostar e a Tuzla, a Srebrenica, enclave teatro del genocidio con visite al museo di Potocari e all'edificio ex sede dei caschi blu dell'ONU, a Sarajevo con ingresso al museo del tunnel dell'assedio. Premio Gianni Oberto 2012. Il Centro Gianni Oberto del Consiglio regionale ha bandito un concorso per il conferimento di 3 borse di studio destinate a laureati in discipline letterarie e umanistiche presso le università piemontesi per tesi di laurea quadriennale del vecchio e del nuovo ordinamento conseguite negli anni dal 2008 al 2012. Il regolamento e la domanda sono scaricabili dal sito www.cr.piemonte.it.